Tutti, grazie di essere venuti. Oggi abbiamo il grande piacere di fare questo panel con uno dei miei artisti preferiti di tutti i tempi, cioè qui mia moglie a testimoniare che è vero, lo dico per dire. Vi chiedo di fare un grandissimo applauso a Mr. Rick Leonardi. Allora, farò le domande in italiano, poi le tradurrò per lui. Alla fine avremo anche un po' di spazio, spero che il tempo basti, per qualche domanda dal pubblico. Ricca, la prima cosa che voglio chiederti, ho letto che le tue origini sono italiane e volevo chiederti da quale parte d'Italia viene la tua famiglia. I know that you have Italian origins and I wonder where your family was from. Vicino a Giare. Vicino a Giare, penso. Vicino a Giare. Infatti ho un cugino che abita ancora. Innanzitutto l'italiano di Rick è migliore del mio inglese. Non si sente? Non si sente? Aspetta un po'. Come questo? Avete sentito? Sì, viene da Giarre la sua famiglia, quindi di origini siciliane, e ha un cugino che è qui. Yeah. This is the first time for you in a comic fair, comic convention in Italy? Sì. È la prima volta per lui che viene a una convention di fumetti, a una fiera di fumetti qui in Italia. Ieri è uscito un certo film di cui potreste aver sentito parlare, si chiama Spider-Man Across the Spider-Verse. È uno dei personaggi principali che il trailer ci dipinge come suo antagonista dei due protagonisti. Si chiama Miguel O'Hara ed è dello Spider-Man del 2099. Tra le tante cose che ha fatto Rick nella sua carriera, ha co-creato questo personaggio oltre 30 anni fa. Yesterday was released here in Italy, like in the rest of the world, a certain movie called Spider-Man Across the Spider-Verse. One of the main characters in this new movie is Miguel O'Hara, of course, yeah. Spidey 2099. The first thing I wanted to ask you about this is, what do you think about the look of Miguel, that is a big, like, you know, muscular type in this movie? Well, I think the reason I think that they went with that different look is because this character is darker and more serious. And I think also they wanted his silhouette to be really different from Miles Morales, so you could tell them apart, even without the costume details. Okay, mi ha chiesto come mai secondo lui il look di Miguel O'Hara in questo film è particolarmente diverso da quello a cui siamo abituati, perché Miguel nei fumetti era un personaggio muscoloso ma dal fisico atletico come Spider-Man, Peter Parker che conosciamo, e invece in questo film appare comunque come un omone con le spalle enormi, e lui ha detto che secondo lui hanno cambiato il look del personaggio perché volevano innanzitutto differenziarlo da Miles Morales e volevano anche che risultasse un po' più tetro, oscuro, minaccioso, quindi farlo con le spalle grandi ha aiutato. Che effetto ti fa sapere che un personaggio che hai creato e che fino ad oggi era comunque molto amato soprattutto dai lettori dei fumetti Marvel, diventa un'icona pop conosciuta in tutto il pianeta? What do you think about the fact that this character you co-created 30 years ago until now was, you know, a character beloved mainly by Marvel fans? And now it will become a part of the pop culture. Everybody in the world will know who Miguel O'Hara is. It's amazing. How does it feel? Yeah, it's an amazing phenomenon. I'm very, very pleased. But it's not the first time this has happened. I don't know whether it ever made it over here to Italy, but 40 years ago, like with the Vision Scarlet Witch miniseries, where Vision Scarlet Witch lived together in a suburban home, I thought, there's no way this will ever be a hit. Yet, 40 years later, it's on in Disney, with WandaVision. Non è la prima volta che dei suoi lavori diventano parte di qualcosa che finisce sullo schermo. Lui in passato immaginava che alcuni dei lavori a cui si lavora nel tipo del fumetto non sai quando potranno diventare un hit, ma il fatto che comunque un personaggio come Miguel O'Hara ora diventi
un personaggio estremamente pop, avete visto in giro, ci sono i pupazzetti già ovunque, in vita per lui è un fatto meraviglioso. About Miguel, scusate, prima in italiano, a proposito di Miguel, uno dei motivi per cui è così cool come personaggio è quel costume bellissimo che indossa. C'è qualcuno a cui non piace il costume di spalle, in più di 90 anni penso non sia possibile. Ho letto da qualche parte che, visto che nel fumetto si spiega che quello è un costume che Miguel ha comprato in Messico alla festa dei morti, che fanno la festa del giorno dei morti, che fanno in Messico, ho letto che una delle fonti di ispirazione per il costume è stata proprio quella. One of the most, the coolest things about Miguel O'Hara is his costume. And in the comic, Miguel says he purchased that costume in Mexico during the Day of the Dead festival. I read that there was this type of influence when you created the costume. That's true. Yeah. The idea was that this was a costume Miguel O'Hara had in the back of his closet from a visit to that festival. And everywhere in the Dia de los Muertos celebration there are skulls. So that gives the skull design and costume spider. It's easy. The costume practically designs itself. Dice che visto che gli dà la fonte di ispirazione è proprio quella, e in questo festival che fanno in Messico, come avete visto, ci sono i teschi dappertutto nell'iconografia della festa del giorno dei morti, ha unito il tema dei ragni a quello dei teschi, e per questo Miguel O'Hara ha quel costume che è una sorta di teschio con le zanne, l'ha stilizzato. Un'altra cosa molto divertente leggendo Spider-Man 2099, che era un fumetto estremamente avanti rispetto ai tempi, era che diverse cose che raccontava sono state poi utilizzate da altri media. Per fare un esempio, lui non aveva il potere elettrico per aderire ai muri come aveva Peter Parker, cioè lui aderiva ai muri perché aveva dei piccolissimi artigli su polpastrello. Se qualcuno di voi ha visto un film che si chiama Spider-Man, girato da un tale Sam Raimi, insomma un po' di nicchia, immagino, ricorderete che Tobey Maguire aveva dei piccolissimi artigli in vita. Another very, very cool thing about Miguel look was the fact that he had the property to stick to the walls, to the mini towns on his fingers, and Sam Raimi used that idea for his Spider-Man movie. Well, that was actually the very first thing that Peter David, the writer, insisted on. He wanted his character, Spider-Man 2099 character, to climb walls, but without glue or adhesive or sticky stuff. And I thought, well, that doesn't mean very much. It's got to be bars. So the very first picture that I ever drew was of a hand with the bars and the fingers. Peter David, che era lo scrittore di questa serie di Spider-Man 2099, una delle prime cose che gli ha chiesto è stata di trovare un modo per far aderire il personaggio alle pareti senza usare il trucco facile di Spider-Man, perché sì, potrebbe essere una cosa elettrica. E quindi una delle prime cose che ha disegnato il personaggio sono state proprio le dita che avevano destinato a tutti. Se avete letto Spider-Man 2099, alla fine della sua trasformazione c'è lui con gli occhi bianchi e questi artigli giganteschi. Volevo anche chiederti se era più divertente per te creare i super villain nuovi che aveva la serie o pensare a delle versioni futuristiche di personaggi esistenti, penso alla versione del futuro dell'avvoltoio. I wanted to ask if was more fun for you to create brand new villains or the future versions of existing ones like the Vulture, for example. Of the villains, I think the Vulture is the best one, the best iteration. It's interesting. People back in the States, I'll find people who are fans of the Specialists, but the Vulture, I think, is the best villain. But the Vulture that appears in the movie is very different from the Vulture that appears in the book. In fact, I think the Vulture that appears in the movie is mainly Italian. At least in the trailer, his first line is "Ciao ragazzi."
gli ho chiesto questa cosa sui villain e lui dice che negli Stati Uniti il villain di Spider-Man 99 è più amato dello specialista, ma a lui piaceva tanto l'avvoltorio. Se avete letto Spider-Man 99 sapete che sono leggermente più giovane l'avvoltorio normale, e che nel film invece ha una caratterizzazione italiana perché nel trailer parlava in italiano. Sì, he's saying that his style reminds him of Leonardo da Vinci sketches. I think that's the idea that he's based on. This is sort of the da Vinci kind of character he invents, I guess. And I think his claim is, I had a sort of a jet engine kind of inspiration, but I think they're not going to convince his name is for the culture of the movie. Sì, e dice che è stata una delle fonti di ispirazione. I know that you studied in Florence, speaking of Da Vinci, and I'll ask in Italian first, sorry. Volevo chiedergli che lui ha studiato a Firenze, tra l'altro, ho scoperto oggi, e una delle cose che mi ha sempre colpito nel suo stile è stata la capacità di rendere i suoi personaggi estremamente dinamici, ma comunque con un'impostazione molto curata dal punto di vista anatomico, che non è una cosa molto semplice. Noi crescendo abbiamo letto tantissimi artisti statunitensi che erano particolarmente esplosivi come stile, ma che magari non erano sempre così accurati. Speaking about Florence in the art, when I was a kid, a lot of years and years ago, every time I read your stories, a story of yours, the idea was that your style was so dynamic, but very, very accurate from the anatomic point of view. And I think it's a very big idea. Yeah, very great thing. And despite the 2099, it's... C'è qualche personaggio, lasciamo un attimo la parte di Miguel, c'è qualche personaggio, qualche altro personaggio su cui hai lavorato, a cui sei particolarmente legato? Leaving Miguel aside, is there any other character from Marvel, DC or other publishing houses that you worked on that you feel particularly attached to? I think the character that I tend to like characters who are bigger proportions, like Colossus, simply because you get to draw with his whole arm, and sort of feel the way the character stands and the way the character moves. I think my Nightwing is probably some of my best work. Don't know why, but I've never drawn a bad Nightwing. Dice che gli piace disegnare molto dei personaggi che abbiano una corporatura particolarmente grande, perché gli piace disegnarne sia la presenza che il movimento, come le sue storie di Colosso. Se non avete letto il suo Colosso scritto, credo, da Anna Senti, cosa ne dice? Era un fumetto fantastico, davvero molto bello, e le sue storie di Nightwing mi sono piaciute perché crede che siano tutte particolarmente grandi. È un personaggio su cui non hai avuto ancora modo di lavorare che ti piacerebbe? Neighbor, not a bad one. A character you still haven't the chance to work on and you like to. Batman. So it's my white whale. It's the one that got away. The character I've never known. He's appearing in the background of other characters, books, but I've never drawn Batman the title. Mi piacerebbe, come avete intuito, disegnare Batman. Ha avuto la possibilità di farlo quando era presente in storie di altri personaggi, ma non ha mai avuto la possibilità, cioè non è mai capitato che ci sia disegnare una storia espressamente di Batman. Hai qualche consiglio per chi oggi ci sono tantissime scuole qui in Italia dove si studia il fumetto e tantissimi ragazzi che comunque si avvicinano a questo mondo per farne una professione. Hai qualche consiglio da dare a questi ragazzi di oggi? Here in Italy there are so many comic book schools and a lot of kids and young adults
dreaming to become a comic book artist. Do you have some suggestion to give them? Well, in general, the thing that everyone who wants to work in this business must keep in mind is this is not about drawing whatever you feel like drawing. It's not about your objetivo, personale, punto di vista, preacher. This is about raccontar, tell the story, tell the story. That's what you're there to do next. Il suo consiglio è che quando si inizia questo lavoro, più che raccontare, più che illustrare le cose dal tuo punto di vista, con il tuo stile, la cosa più importante è saper raccontare le storie, lo storytelling che è l'elemento fondamentale della storia. Prima che finisca le altre domande, volevo sapere per darvi un po' di tempo, perché sennò prima lo possiamo fare, c'è qualcosa che volete chiedere voi? Qualcuno ha delle domande dal pubblico? Vai! Posso fare prima in italiano e poi in inglese? Sì, sì, lo posso fare pure io, non c'è problema. Se preferisci faccio anche direttamente in inglese, cioè per me. Sento, no, come in inglese. Vabbè, provo a urlare, diciamo. Ok, so I know that you have some kind of interest in music. You told me before that maybe you like Yes or something like that. Yes, I like Yes. And is there... do you think, like, you have some kind of experience? Yeah, sure. You have some kind of experience with music as regarding, you know, artistically thinking. You know, like, have you ever had an approach, like, I don't know, also doing, like, a cover album or something like that? Or maybe, what's your approach on drawing and music together? Do you like listen to music? Well, yeah. I mean, drawing with music on is about the only way to work. Grazie. It helps with focus. It helps you stay in the chair. Keeps you from wandering off. But in general, going back to your question about advice for kids, it is surprising to me how everything you encounter in life is going to wind up in a comic book somewhere. So your musical taste is going to wind up there. Any sports you play, any activities you like, places you've been, people you talk to. So the broader your experience, the richer your comic book is going to be. Mi ha chiesto il rapporto che ha con la musica a proposito della vita di Yes. Lui ha risposto che tipo di ruolo ha la musica. Lui ha risposto che lo aiuta a concentrarsi, perché il lavoro di disegnatore ti obbliga a star seduto sulla sedia per non distrarti a fare altre cose. E poi comunque ha detto che, comunque, tornando ai consigli per i giovani che si avvicinano a questa professione, allargare le proprie esperienze è una cosa molto importante, perché poi in questo lavoro finisci per portare quello che impari facendo uno sport, dedicandoti ad altre attività, hobby, e questo ovviamente lo fa parte. Altre domande? Beh, fate i timidi. Vai. Questa linea temporale di 1999 che è sempre quello che mi ha fatto ed è presentata come la linea ufficiale del futuro mezzo. Però sappiamo che nella Marvel ci sono continuamente viaggi nel tempo, cambi il conquistatore, Rachel Summers. Sulla base di che cosa il Marvel decisero che questo sarebbe stato, diciamo, il migliore dei futuri possibili? E poi una domanda tecnica: se nella scelta di questa linea editoriale negli anni 90 influì la nascita dell'Image da parte di McFarlane e degli altri? Actually, two questions. The first one is the Marvel 2099 universe was officially presented like the official future of Marvel Comics in 92. And then it became a parallel universe, another art future. How did they decide at the moment that it was the official future? Why that one? Pronto?
prima. It's important to understand that Marvel was very concerned about doing any kind of story in the future, because if a character who was identified as Peter Parker's grandson was running around in the future fighting crime and whatever, you would not be concerned if Peter Parker in the present was about to be killed by the Green Goblin, because you knew that he was going to get married, have kids and grandkids. So Marvel was worried that setting any story in the future to make a story set in the present less exciting. C'era questo problema della continuity, quindi creare delle storie nel futuro aveva la ripercussione che poi rendeva meno drammatico il presente, perché lui ha detto: se nel futuro vedevi una storia in cui andava in giro un pronipote di Peter Parker, che ovviamente nel presente ancora non erano nati figli, sapevi che Peter Parker nelle storie del presente non poteva morire, perché poi nel futuro c'era un suo discendente, quindi averlo come futuro ufficiale creava questi problemi. The second part of the question was about image comics. So Marvel's solution was the role of 2099. Nobody in 2099 is going to remember the present. There's always going to be a distant legend, a myth, a religion, and nobody is going to be related to anybody who lived in our present. La soluzione che fu adottata all'epoca era fare in modo che questi eroi del futuro, come Miguel O'Hara e gli altri, ricordavano come un mito passato il presente della Marvel. Infatti ricorderete, se avete letto il fumetto, che Miguel dice al primo numero: io faccio questo esperimento, ho sentito parlare di un certo Spider-Man, e quindi lo usa come spunto, ma non erano collegati ai personaggi del passato, non erano dei parenti iniettati nel futuro. Adesso non si dice quantum mechanics, or parallel universes. I think it's all got to do with quantum mechanics. L'universo parallelo ha a che fare con la meccanica quantistica. The second part of the questions was about image. He asked if future, this parallel future called Marvel 2099, was inspired by the necessity of have something cool and different for Marvel because the Image Comics was born. Well, I think the impact of Image was much more severe 20-25 years ago. I don't think Marvel's very worried about Image now. I think he was meaning, sorry, I've translated it wrong. He was meaning when the Marvel 2099 universe was born, so 1992. That's a more interesting question. It's possible. I think Marvel was trying to branch out, find new audiences, but at the same time, I think what they wanted to do was avoid seeming like DC. Because DC had all the Elseworlds, but what if? And I think Marvel wanted to do what an Elseworlds kind of situation. Sì, ha detto che è una domanda molto interessante. L'image ha avuto un grande impatto ovviamente sulla concorrenza con la Marvel all'epoca, però dice che la Marvel voleva evitare una situazione alla DC Comics, che aveva già gli Elseworlds, appunto le storie immaginarie inventate un'altra volta, quindi ci teneva che risultassero come delle storie ufficiali delle storie buttate nel futuro. Prossima domanda? Un'altra cosa molto bella di quella storia di Spider-Man 2099 è che riuscivano a rendere bene una cosa che è difficile che non invecchi così tanto, che è l'idea stessa di futuro. Alcune delle cose ancora oggi, vedendo come sono state rese, la polizia volante eccetera, funzionano ancora oggi come idee futuristiche, anche se sono passati 25 anni e il 2099 non è più così lontano. A volte penso che mia figlia potrebbe arrivare a viverlo il 2099, era abbastanza bruciante. Però volevo chiedervi se quando hanno immaginato quel mondo hanno pensato a delle idee che, pur essendo un mondo ambientato più di 100 anni nel futuro, hanno pensato a delle cose che insomma fossero a prova di futuro, non fossero abbastanza. Another very cool thing about that universe is
that a lot of things seems way futuristic even now, even after like 30 years, 3 decades after. When you created that, do you have this, you know, this need to create something that was future-proof? Well, I think the best way to think about Spider-Man 2099 and the world of 2099 across the books is that it was a science fiction effect. And if you think about the very best science fiction novels that you've ever read, Dune, for example, there's always stuff in the back, the glossary, the vocabulary, there's the maps, there's the extra explanations about technology and that kind of stuff. That's what makes science fiction cool, is building a map of the world and then putting the characters in it. That's what makes the best science fiction ever successful. So to the extent that we thought about all that stuff first, we made sure that it was consistent across our book and failed across the other books. But consistent in our book, essendo science fiction comunque come serie, aveva una cosa molto importante, gli dice quando si crea un mondo immaginario del futuro, ha fatto l'esempio di Dune per esempio, e creare un intero contesto, quindi quando tu crei una storia di fantascienza e crei una serie di elementi per quella storia di fantascienza, la mappa del mondo eccetera, rendi più realistico il tutto poi nel futuro. C'è qualcosa che invece oggi farebbe in modo diverso riguardo a quel mondo? Is there something you regret about that world and that you would do differently, just differently today? After what is life about characters or any other thing? No, I don't think so. The one sort of disappointment, as I was just saying, was the consistency of the technology. We, in the Spider-Man book, worked very hard to stay with magnetic levitation. The cars floated, but that was because of magnetic levitation or because it had turned the chain. We explicitly said, no anti-gravity. Yet, if you read in addition to the Punisher film, we're using anti-gravity cargo lines. For them, it's like, of course we have anti-gravity, it's the future. You don't have anti-gravity. Ma non ci sono cose che cambierebbe particolarmente. Per alcune cose delle tecnologie, quando ci hanno pensato, per esempio le auto, hanno detto che comunque non dovevano funzionare semplicemente, non dovevano volare semplicemente perché avevano l'antigravità, avevano la levitazione magnetica o delle turbine, come insomma stavano in aria per una certa ragione. Ma non tutti l'hanno fatto, infatti su The Punisher 2099 avevano l'antigravità, siamo nel futuro, certo che c'era più, è ovvio, la soluzione più semplice. Se non abbiamo altre domande... Ah, ce l'ho. Ok. Volevo chiederti, Spider-Man 2099 è stato creato nel 92. In Italia nel 93, ma nel 99. Nel 99 la DC ha creato, diciamo, il suo corrispettivo, ovvero Batman Beyond. Io volevo semplicemente chiedergli cosa ne pensa. I guess you understand the question. You had the chance to work also on Batman Beyond. That in Italy is not called, that was not called the cartoon, I mean, Batman Beyond, but Batman of the Future. So they had another English title, not an Italian title, another English title. He's asking, what do you think about it since in 99, 7 years after Miguel O'Hara, the Batman, the DC Comics had his own Batman of the Future version. Well, it goes back to our earlier books. Was Marvel maybe too worried about the continuity question that you raised? Because in Batman Beyond, that's Bruce Wayne. That's actually Bruce Wayne as an old man. So we know he lives to be an old man. Are we concerned in the Batman title whenever he fights Ra's al Ghul? Is he going to die? No, because we know he's going to be an old man. Does he?
does the reader really care about stuff? And that's an interesting question. Hanno fatto esattamente quello che la Marvel non voleva fare, dice lui, perché in Batman Beyond qui c'era, cioè, il vecchio Bruce Wayne. Sapevi che almeno lì in quel mondo Bruce Wayne non moriva perché ce l'avevi davanti. Invece è una cosa che loro non hanno voluto fare, inserire in quelle storie dei personaggi vecchi proprio perché toglieva drammaticità alle storie del presente. Buonasera. Allora, sappiamo che ha avuto un ruolo fondamentale nella co-creazione di Spider-Man 2099. Volevo sapere se comunque aveva avuto anche un ruolo nella creazione, almeno anche come character design, eccetera, un po' di tutto l'universo 2099, visto che comunque c'erano vari personaggi all'interno di quell'universo. Spider-Man è stato quello che ha inaugurato questo universo, diciamo, futuristico. E poi volevo sapere qual è stato comunque nella sua carriera Marvel il personaggio con cui si è divertito di più a disegnare, fondamentalmente. L'ultima cosa l'ha detto prima, ha detto che è Colosso il personaggio. I was wondering if you had any role in creating other characters beyond the ones appearing in Spider-Man 2099. Sì, there was Fantastic Four coming on. I spent a month doing the character, doing the costume design. But I only did one issue. Ha creato anche i Fantastici 4 2099, di cui ha... You draw the first issue and the cover of the first two issues. Così. Okay. Di cui ha disegnato il primo numero e ha realizzato le copertine dei primi due numeri. Fantastic issues. Faccio una io, se possibile. Volevo sapere se come disegnatore preferisci le ambientazioni anche fantascientifiche del 1999 o quelle più prettamente urbane come quelle di Nightwing, per esempio, che tu hai disegnato per un lungo periodo, tra l'altro un bellissimo ciclo, se non ricordo bene, scritto da Chuck Dixon. Do you prefer the sci-fi landscapes, drawing sci-fi landscapes, or urban ones like the ones in Nightscape run, in a Nightwing run? So you say it is a very, very cool run. For Spider-Man 2099, already had a lot of experience with science fiction landscapes thanks to his work on Flash Gordon. So those tall cities with the buildings and stuff like that, he already knew how to do that way back. Whereas Jesse Elperdang is the anchor on Nightwing, and he had a really nice detailed finish and could do shadows and trees and cities like that. So it almost comes down to a question of your inker. Although inking as a discipline is slowly going away, so it really comes back to me and what I like. I like natural landscapes. I like, you know, cities and alleys and stuff. Ha detto una particolare preferenza, cosa che mi piacciono molto quelle naturalistiche, però è molto importante quelli che sono i gusti, comunque la propensione professionale dell'inchiostratore, perché noi parliamo che il ruolo dell'inchiostratore è molto importante, e Hall Williamson, che inchiostrava Spider-Man nel 2099, aveva tutta un'esperienza maturata in Flash Gordon e quindi sapeva benissimo come realizzare gli sfondi tipo fantascientifico come i palazzi della Nuova York di Spider-Man 2099, mentre poi dipende dal tipo di inchiostratore. Volevo chiedergli se cosa pensa un artista quando, dopo aver lavorato per settimane e settimane all'uscita di un numero, poi quel numero viene rovinato da un inchiostratore, da un colorista che non piace particolarmente. What do you think when an artist work on a new story on those 20-22 pages for like a month, and then there is the work of an inker, of a colorist you don't like a lot? What do you think about it? It's like
What did you do? It's my attitude is always that I enjoy that second point of view, that person comes along and it looks at my style. However he approaches it, it comes down to what I put in there to start with. It's his interpretation. Have I convinced him to do a good job? If he doesn't do a good job, it's either because he's unskillful or because I haven't been doing it. È stato molto gentile, ha detto che comunque il suo lavoro è innanzitutto di convincere l'interpretatore, perché l'interpretatore non fa altro che dare una sua interpretazione di quello che vede nella pagina che si segna. Il suo lavoro è convincere l'interpretatore a farlo al meglio, se la cosa non funziona particolarmente, lui dice magari non sono stato in grado io di comunicare bene all'interpretatore. Troppo modesto, troppo modesto. I want to say a word about Paul Williamson, because I think he was one of the greatest artists of his time, and your ticket, Rick Leonardi and Paul Williamson, was really my dream team, and Peter David was my dream team back at the time. So, the first book was those Daredevil books, and that was like, wow, me, Al Williamson, insane, incredible. But yeah, he's like a gentleman, beautiful artist. There was always a question to me why he was inking other people. Why don't you just drop something? No, you're better than me. Why is he inking this stuff? But that's what he liked to do. Gli ho chiesto di Al Williamson, che era l'inchiostratore di Spider-Man 2099, dicendogli che loro due assieme erano una roba esplosiva, e lui mi ha detto che Al Williamson, per chi non lo sapesse, oltre ad essere un inchiostratore, era stato anche un artista, cioè fumetti di Star Wars, ad esempio. E lui mi ha detto che la prima volta che hanno lavorato insieme è stato sulla storia di Daredevil, e lui ha detto, cavolo, Al Williamson mi inchiostra, che era già comunque un artista molto famoso, ed è una persona molto, ha detto un gentleman, una persona molto educata e comunque un grande artista, tanto che lui a volte si chiedeva come mai lui inchiostrasse gli altri anziché comunque disegnare direttamente, perché è un artista molto bravo. Abbiamo qualche altra domanda? Ciao, allora io mi sto studiando di disegno, fumetto, e spesso mi chiedo quando realizzo un progetto più lungo che alcune parti della realizzazione diventano più strane. Magari perché prendono molto tempo, sono molto ripetitive. Ti capita mai qualcosa del genere quando realizzi le tavole? She's studying comics, and she's saying that when you work on a very long project, some part of it may become frustrating, boring. And what do you do when it happens? Well, what is boring? Is it recitazione, conversazione? I used to think that drawing conversational parts for people was boring, but actually that's where you get to experiment. You get to move the camera around. And a lot of times you can find new inspiration by looking at movies. Watch a movie or two to see how the good cinematographers handle ordinary conversations. A lot of interesting things that can happen in otherwise boring scenes. The other thing that's true though is that if you keep the idea of storytelling up in the world, that's your goal, that's what we're trying to do. You actually have a selection of panels that work in any situation. It's not what I find boring. Situation where I could draw anything, I could choose anything. That to me would be terrifying, because I wouldn't know what to choose. But in real storytelling, there's maybe only three or four, maybe only one panel for the work. That's the next point. You have to find it. Allora, ha detto che spesso sono le parti dei dialoghi le parti più frustranti perché sono ripetitive, però le parti dei dialoghi, lui dice, sono anche quelle in cui puoi sperimentare con delle muovendo la macchina da presa virtuale, quindi di inquadrature diverse, e spesso puoi trarre ispirazione dal cinema vedendo come dei bravi, come si chiamano,
direttori della fotografia hanno deciso di inquadrare un dialogo. E per lui spesso la cosa frustrante è invece quando ci sono troppe possibilità in merito a qualcosa che devi disegnare. Perché quando hai delle indicazioni e sai che la prossima vignetta puoi disegnarla in un unico modo, che è il modo giusto, per lui non è frustrante. Quando invece ti vengono lasciata troppa libertà in merito a uno scena, magari quello diventa più frustrante perché non sai come applicarti a te stesso. Ok, penso che se non abbiamo altre domande, abbiamo fatto. Io vi chiedo di nuovo un grandissimo applauso per Rick Leonardi.